Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di estetica del sorriso ed estetica del viso in odontoiatria. Per farlo abbiamo il piacere di essere ancora una volta in collegamento da Roma con la dottoressa Simona Caldarone. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera a lei, lieta di rivederla. Piacere mio, dottoressa. Quindi, dottoressa, come si coniuga l'estetica del sorriso con l'estetica del viso? Allora, quando parliamo di denti e di sorriso, parliamo sia di salute che di estetica, di bellezza, in quanto il sorriso è un componente molto importante del viso di una persona e anche un elemento molto importante nel rapporto con gli altri. Il concetto di salute, infatti, è stato largamente ampliato dal Ministero della Salute e si riferisce non soltanto all'assenza di malattie o di infermità, ma proprio ad uno stato di benessere che è sia fisico, psicologico che sociale. Infatti, quando il paziente viene da noi dentisti, ci chiede sia di ripristinare la salute dei suoi denti e quindi di ripristinare la funzione, la masticazione, ma anche di migliorarne l'estetica, perché questo dà una maggiore sicurezza da un punto di vista psicologico e sociale. Noi dentisti da un po' di tempo a questa parte ci occupiamo non solo dell'estetica del sorriso, ma anche dell'estetica del viso, in modo particolare della zona periorale, ovvero del terzo medio e del terzo inferiore del volto, che comprende quei tessuti che sono in stretto rapporto con le strutture di nostra competenza, ovvero le arcate dentarie e le strutture ossee in cui esse si inseriscono, ovvero il mascellare superiore e la mandibola. Quando quindi noi andiamo ad agire sull'estetica del volto del paziente, andiamo a vedere il rapporto dei tessuti molli con le strutture ossee e con i denti. Quindi andiamo a vedere se ci sono delle asimmetrie o delle anomalie a livello scheletrico o a livello dentale. A livello della cute invece andiamo a valutare il tono della pelle, il colore, se ci sono pigmentazioni o se ci sono lesioni. Comunque, prima di tutto noi interveniamo sulle anomalie a livello dentale, ovviamente, dopodiché possiamo intervenire sui tessuti molli, quindi sull'estetica del viso, attraverso l'impiego di filler riassorbibili, essenzialmente a base di acido ialuronico, in quanto si è visto che è quello che dà minore rischio di complicazioni, proprio perché è una sostanza già presente nel nostro organismo. Infatti è un componente della matrice extracellulare del tessuto connettivo ed è fondamentale per mantenere il tono e l'idratazione della pelle. Quindi, dottoressa, per quanto riguarda invece il rapporto che c'è tra l'estetica delle labbra e i nostri denti, qual è questo rapporto? Allora, il rapporto tra l'estetica del sorriso e l'estetica del viso, infatti, è particolarmente evidente a livello delle labbra, proprio perché le labbra coprono i denti e non sono altro che il proseguimento della mucosa orale, dalla quale si differenziano per avere un rivestimento cutaneo. Quindi noi, prima di intervenire sull'estetica delle labbra, andiamo a vedere che rapporto le labbra hanno con i denti. Infatti, come diciamo noi dentisti, le labbra stanno dove stanno i denti. Per esempio, se abbiamo dei denti dell'arcata superiore che sono più sporgenti rispetto ai denti dell'arcata inferiore, avremo anche un labbro superiore più sporgente rispetto all'inferiore. Viceversa, se avremo una mandibola che è più arretrata rispetto al mascellare superiore, avremo un labbro inferiore che è più retruso rispetto al superiore. Consideriamo anche che le labbra, con l'andare del tempo, tendono ad assottigliarsi e quindi a perdere di volume nel corpo, che si chiama il vermiglio, e c'è anche un appiattimento dell'arco di Cupido, che è quella formazione ad arco che si trova al centro del labbro superiore. Inoltre, nel tempo, il labbro superiore tende a cedere verso il basso, quindi a coprire i denti dell'arcata superiore, e il labbro inferiore ugualmente tende a cedere verso il basso e tende invece a scoprire i denti dell'arcata inferiore. E questo lo vediamo particolarmente nell'eloquio, quindi osservando il paziente parlare, vedremo che tenderà a scoprire maggiormente i denti dell'arcata inferiore rispetto a quelli dell'arcata superiore. Questo assottigliamento delle labbra è particolarmente evidente nel paziente dentulo, questo perché le labbra hanno perso completamente il sostegno sia da parte dei denti che dall'osso in cui i denti erano inseriti. Quindi quando noi andiamo a riabilitare il paziente da un punto di vista protesico con l'inserimento di protesi totali, anche le labbra e le guance ritroveranno il loro sostegno. Quindi che facciamo noi dentisti? Prima di tutto andiamo a riabilitare il paziente protesicamente, che sia parzialmente o che sia totalmente, in modo da ridare sostegno alle labbra. Dopodiché possiamo pensare di intervenire esteticamente con i filler
o per ridefinire il contorno o per aumentare il volume o entrambe le cose. Voglio sottolineare il fatto che ovviamente prima di andare a correggere l'estetica del labbro, noi andiamo a vedere se ci sono delle anomalie a livello dentale, quindi se ci sono denti mal posizionati, andiamo a valutare l'occlusione dentale tra le due arcate, andiamo a vedere se ci sono denti mancanti o denti usurati, come per esempio a causa del bruxismo, perché sia la mancanza di denti sia la presenza di denti usurati va a diminuire la dimensione verticale delle arcate dentarie e quindi va a dare meno sostegno alle labbra. E di conseguenza, diciamo, è importante riabilitare il paziente protesicamente in modo da ridare il giusto sostegno alle labbra. Benissimo, quindi abbiamo visto qual è il rapporto tra l'estetica delle labbra e i denti. Per quanto riguarda invece, dottoressa, il rapporto che c'è tra l'estetica del viso e le strutture che sono di competenza dell'odontoiatra? Allora, i tessuti molli del terzo medio e terzo inferiore del volto, come ho detto prima, sono in rapporto con le strutture di nostra competenza, quindi le arcate dentarie e le strutture ossee in cui i denti si inseriscono, quindi il mascellare superiore e la mandibola. Quando noi andiamo a intervenire sull'estetica del volto, pertanto andiamo a vedere il rapporto tra i tessuti molli e queste strutture ossee o i denti. Andiamo a vedere quindi se ci sono asimmetrie o anomalie a livello scheletrico o anomalie a livello dentale. Le anomalie a livello scheletrico vanno corrette nel bambino quando ancora possiamo intervenire sulla crescita attraverso l'utilizzo di apparecchi ortodontici funzionali, cosa che ovviamente non è possibile fare nell'adulto, in quanto nell'adulto le asimmetrie o le anomalie scheletriche possono essere corrette soltanto chirurgicamente. Noi nell'adulto possiamo intervenire soltanto sui denti o attraverso una terapia ortodontica o attraverso la riabilitazione protesica. Per esempio, se un paziente ha una mandibola più arretrata rispetto al mascellare superiore, noi possiamo andare a spostare i denti per portare in avanti il labbro inferiore, che sarà più retruso, e possiamo utilizzare il filler per aumentare il volume del mento, in quanto noi andiamo ad osservare gli angoli di profilo che si formano tra naso, labbra e mento, che sono angoli ben conosciuti dall'ortodontista quando va a fare il tracciato cefalometrico, che è un tracciato che si fa sul telecranio, che è una radiografia laterale del cranio, che permette di individuare la malocclusione presente nel paziente e fare anche una previsione di crescita scheletrica e permette anche poi di individuare la terapia ortodontica più adeguata. Di conseguenza, noi andiamo a vedere questi angoli sia da un punto di vista dentale, ma anche da un punto di vista estetico. Andiamo a vedere per esempio altre rughe del volto che si possono formare come le rughe nasogeniene, che si formano per migrazione del tessuto adiposo, ovvero del grasso, dalla regione malare, ovvero lo zigomo, verso il basso. Quindi questo grasso che scende verso il basso andrà ad appesantire le guance formando queste rughe nasogeniene e andrà a depositarsi anche sul bordo mandibolare che perderà la sua definizione. Quindi a livello del bordo mandibolare possiamo intervenire con i filler per ridisegnare bene il contorno. A livello delle rughe nasogeniene, ugualmente possiamo utilizzare filler, ma noi dentisti prima di tutto andiamo a vedere la situazione a livello dentale nei settori latero-posteriori, perché la mancanza di denti in questa zona praticamente comporta un cedimento della guancia. Quindi, prima di tutto, noi andiamo a riabilitare il paziente rimettendo i denti se mancano nella regione latero-posteriore. Dopodiché, possiamo pensare di intervenire con il filler, diciamo, per riempire la ruga. Dottoressa, oltre al filler, lei utilizza degli altri trattamenti per prevenire o contrastare l'invecchiamento cutaneo? Allora, io utilizzo molto un macchinario che è la radiofrequenza, che è questo macchinario alle mie spalle, è una radiofrequenza medica da non confondere con quella utilizzata dall'estetista, in quanto questa è molto più potente e può essere utilizzata soltanto dal medico. Infatti è un'apparecchiatura elettromedicale che attraverso l'impiego di onde a radiofrequenza che sviluppano calore va a stimolare i fibroblasti, che sono le cellule del tessuto connettivo, a produrre collagene, elastina e acido ialuronico, che sono quelle sostanze che servono per mantenere il tono, l'elasticità e l'idratazione della pelle e che con l'andare del tempo vengono prodotte sempre meno per diminuita azione ormonale.
Quindi la radiofrequenza si va proprio a sostituire allo stimolo ormonale e permette di avere un effetto lifting del viso e del collo, in quanto va a ridare tono alla pelle, va a distendere le rughe, ha anche un'azione drenante, questo perché stimola il metabolismo cellulare, quindi è molto efficace a livello delle occhiaie e delle borse sotto gli occhi, ha un'azione lipolitica laddove ci siano degli accumuli localizzati di grasso, come per esempio sotto il mento, e va anche ad attenuare le cicatrici sia post-chirurgiche che post-acneiche. Quindi, dopo un ciclo di sedute di radiofrequenza, più o meno una decina, più o meno a seconda del tono della pelle del paziente, possiamo poi intervenire, con i filler andando a riempire le rughe più profonde. Dottoressa, per concludere, quali sono i trattamenti estetici a livello dentale? Allora, tutti i trattamenti che facciamo noi dentisti sono mirati a ripristinare la salute dei denti, quindi la funzione e la masticazione, e a migliorare l'estetica. Questo dai trattamenti più semplici a quelli più complessi, quindi da una semplice ricostruzione di un dente che può essere distrutto da un processo carioso, da una frattura. Noi andiamo a ricostruire l'anatomia del dente con materiali estremamente estetici, che sono delle resine composite dello stesso colore del dente, ma anche quando andiamo a fare trattamenti più complessi come riabilitazioni protesiche, parziali o totali, o andiamo a inserire impianti o applicare faccette nei settori anteriori, qualora vi siano denti mal posizionati o discromie dello smalto. In tutti questi casi noi correggiamo sia la funzione che l'estetica. Ci sono poi dei trattamenti che agiscono esclusivamente sul colore dei denti, sul colore dello smalto, che tende ad ingiallirsi sia per l'invecchiamento, sia per il fumo o per l'abuso di sostanze pigmentanti come il caffè, il tè, la liquirizia o il vino rosso. Il trattamento che agisce sul colore dello smalto è lo sbiancamento dentale. E possiamo distinguere quello domiciliare e quello professionale. Quello domiciliare ovviamente è quello che facciamo a casa attraverso l'uso di mascherine. Quello professionale è quello che facciamo a studio. Ovviamente è da preferire quello professionale per due motivi. Il primo, perché a studio possiamo applicare una diga liquida che viene fatta indurire attraverso una lampada polimerizzante, l'applichiamo sulle gengive in modo da proteggerle e da poter utilizzare degli sbiancanti più efficaci, più potenti a base di perossido di idrogeno al 36 o 38%, cosa che non possiamo fare a casa. Proprio perché non possiamo proteggere le gengive, quindi a casa possiamo utilizzare soltanto sbiancamenti meno efficaci a base di perossido di carbamide. Un altro trattamento che io faccio dopo l'igiene, soprattutto nei pazienti fumatori per togliere le macchie di nicotina, è un trattamento con il bicarbonato, da non confondere con il trattamento casalingo, con il bicarbonato che viene applicato attraverso lo spazzolamento, che può essere anche aggressivo per lo smalto, specie se fatto frequentemente. Questo invece è un macchinario che manda un getto di bicarbonato che va ad agire direttamente laddove lo smalto è più poroso e quindi ha assorbito la nicotina o altri pigmenti che vogliamo andare a sciogliere. Sia il trattamento al bicarbonato che lo sbiancamento vanno fatti dopo l'igiene dentale, quindi a denti puliti. E lo sbiancamento deve essere fatto dopo aver fatto una visita odontoiatrica e quindi dopo essersi accertati che lo smalto sia integro, quindi che non ci siano erosioni, lesioni cariose o sensibilità, perché ovviamente noi prima di tutto dobbiamo andare a pensare alla salute. Ma teniamo presente che la salute è anche armonia e l'armonia è anche bellezza. Quindi diciamo la missione di noi dentisti è proprio quella di ridare salute, armonia e bellezza al sorriso e anche al viso dei nostri pazienti. Benissimo, dottoressa Calderone, io la ringrazio per le informazioni preziosissime che lei oggi ci ha dato e la ringrazio per il contributo che lei continua a dare alla nostra trasmissione. Grazie, dottoressa, e a presto. Ringrazio io lei e ringrazio tutti. A presto, arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.